Bella a tutti ragazzi, sono SloppoGamer, oggi siamo tornati con FIFA 18 e la carriera con il Foggia e stiamo andando meglio, non voglio gridare troppo perché poi si sa come va a finire, ma comunque ho aggiunto all'hub giocatori che era qua al mercato, ho aggiunto i giocatori che mi avete suggerito, alcuni li avevo già inseriti, quindi niente tipo Cutrone, Cucurella, così. E allora ho messo Pinamonti e poi c'ho questo qua che sarebbe il mio sogno proibito, portarlo prima o poi a Foggia e Föden. E per un'altra cosa invece, Martinez, Franco Verali me l'aveva consigliato, non riesco a trovarlo, ce ne sono una valangata. Se puoi dirmi nome e cognome così magari riesco a cercarlo e gli do un'occhiata. Ma comunque mancano ancora 2 partite prima del calciomercato, quindi se avete dei suggerimenti scrivetemeli sotto nei commenti, che dal prossimo episodio iniziamo il mercato di gennaio, quindi sarà molto frenetico. Adesso invece abbiamo la partita contro il Venezia, come vi avevo detto nello scorso episodio per l'appunto, ma anzi andiamo a modificarla da qua prima che fa schifo e poi dobbiamo cambiarlo. Oggi giocherà il nostro piccolo Han, sperando che non faccia cagate, perché sennò si gioca la sua unica possibilità che gli do. No, a parte tutto, adesso proviamo a farlo giocare. Tra l'altro Camporese è ancora infortunato, quindi ciccia, e giocherà ancora Martinelli in difesa. Formazione come al solito, adesso proviamo Mazzeo davanti. Male che vada, ci buttiamo dentro Pompilio, sai, o Sarno, vediamo, spostiamo Gomez davanti, mettiamo dietro Sarno a fare il COC, comunque vediamo. Iniziamo la partita contro Venezia e vediamo come va. Eccoci qua ad iniziare la Speriamo di partita essere contro il accontentati. Venezia e cerchiamo di riuscire a continuare con i nostri Ecco la risultati formazione della squadra in positivi. casa. Adesso comunque ne Tomasic gioca in avremo salvo, conferma Attaquaglio lo cerca un subito. po' a rombo e ovviamente con un E trequartista da ovviamente non secondo ce la facciamo a 10. prenderla, Provo ma che fa attacca niente. confondendosi negli Dobbiamo ultimi cercare di metri concentrarci e dell'infinito. rimanere sul Battista trend tiro di punta. semi positivo che Anche oggi abbiamo avuto potrebbe nelle ultime risultare decisivo. partite. C'è spazio per andare. Vai, Passo rientra indietro il subito. pallone del vantaggio. No, che brutto, come Intervento sei decisivo rientrato del male. difensore che ha fermato l'attaccata. Avanza, palla al piede. Non Attenzione, può Mazzeo. essere, l'aveva presa Arriva anche la Anna. segnalazione. Bandierina Meno male che alta. È fuori gioco, offside. ragazzi, meno Controllo male. della Alla prima pallina da occasione parte del seria che hanno Venezia. avuto ce Prova a l'avevano rimettere il passo infilato, oltre ma l'uomo difensore. fortunatamente era fuori gioco, fortunatamente. C'è il movimento senza palla. Alla Del Prova a Piero. sorprenderlo. Malissimo. Sicuro. Del Qui Piero proprio l'intervento si del sta portiere. rivoltando nel letto in questo momento. Ragazzi, non E sta sarà calcio succedendo d'angolo. assolutamente nulla e siamo al 43esimo, niente, non è successo nulla. Crossa Adesso invece sto parlando, frontale. prendiamo gol come È il minimo. portiere No, che bravo recupera. Han. Cos'è sta cosa? Ho sbagliato io. Bravissimi, ripartiamo così. Magari rientriamo, facciamo salire la squadra perché è un casino qua. Come vi ho detto prima, non è successo praticamente L'arbitro dà nulla a il via parte alla seconda metà della il gol gara. su fuorigioco, il gol in fuorigioco che hanno fatto loro e un tirello che abbiamo fatto noi, praticamente nulla di Continua a nulla. offrire grandi Adesso palloni vediamo come si compatti. svolgerà il secondo tempo, speriamo meglio del primo Bentivoglio. perché ha fatto veramente schifo. Guadagna metri. Vai Gomez, piccolo Prova a Gomez, far partire il fallo. tiro. No, no, Pallone in no, no, gioco, no, 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 attenzione. no, no. Prova a Provaci da là e tiro. Centra in ciao, pieno il figa. difensore. Tutti, cioè uno ce n'era in mezzo e l'hai preso. Zio porcone. Gecko! Efficace lì il Juan! portiere che concede Bella qualcosa parata, anche ai bravissimo. fotografi. Rigore! Non ci credo, non ci Attenzione, credo, sì, rigore, non ci calcio credo. d'angolo. Beh, ma qui secondo me, Gomez, oltre al ragazzi. rigore, ci stava È il momento sicuramente di anche il cartellino. Gomez. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Adesso Ha commesso vediamo un come lo fallo molto batteremo. duro. Cambio Forse tiratore, cedere facciamo glielo soltanto il rigore battere a non era Gomez se abbastanza. lo troviamo. Qua Gomez. E vediamo. Vediamo, non Intervento ci Gomez credo. arriva, intuito il Non ci tiro. credo. Vediamo che I decisione rigori prenderà. sono la nostra rovina, sono. Liberalo il Prepara il destro, ma tiro. zio caro. Sarà corner. Da Finita Pellegrini. ragazzi, finita Arriva la Pedro che partita rischia la palla. 0-0, almeno Palla non che abbiamo si subito chiude gol. con Han è un bel Verali. portierino, mi piace. Partita che Per subito ora rompe la con il sua prima pallone in partita è fila. stata molto convincente, mettiamolo giù così, non è stato impegnato moltissimo, però va bene. Comunque adesso non mi ricordo cosa abbiamo.
Il Frosinone forse, boh, adesso lo vedremo. E 0-0, meglio che perdere ovviamente, ma non abbiamo vinto, ovvio, ovvio, ovvio. Adesso vediamo qua cosa c'è. Offerta per allenare la nazionale, non voglio allenare nessuna nazionale, men che meno la Bolivia. Quindi direi di fare un bel allenamento. E tra l'altro adesso vi farò vedere anche la squadra primavera, tanto voglio continuare a far allenare loro perché mi sembrano i migliori, più che altro sono quelli che usiamo, a parte Mariani, che voglio vedere se sale, ma sta salendo un pochissimo e mi sa che Mariani ci abbandonerà, ma poi vedremo adesso un attimino com'è. Tra l'altro Van Eusden è salito a 70, Gomez è restio a salire a 70, è ancora al... ancora al 69, Han migliora sempre di più, se segnò sta salendo a bestia, buono così, buono così. Adesso proseguiamo magari, tra l'altro come siamo messi, abbiamo 22 punti e siamo ancora 17esimi, quindi non si è mosso nulla sotto, no, abbiamo l'Ascoli, sì abbiamo l'Ascoli ragazzi, pensavo avessimo, no mi sa che il Frosinone è la prossima allora. Ok, vediamo i messaggi, allora Federazione Galles frega niente. Rischio di perdere 6 giocatori. Allora, le informo che i contratti con i giocatori scadranno a breve. Adesso li controllo subito e poi ci rivediamo per la partita. Ho fatto, ragazzi, l'unico di cui c'è una menzione da fare è Sarno. E nel mentre vi faccio vedere i giovani della primavera che ho, sto raccattando in giro. E Sarno, gli ho fatto un altro contratto di 2 anni, quindi gliel'ho prolungato di altri 2 anni, visto che ce l'aveva in scadenza a fine di quest'anno calcistico. E... allora ci sono questi giocatori, Yejun Sin che è un esterno sinistro e non è niente male, Chu Soro che è un terzino sinistro e questo qua è da tenere d'occhio, l'unico problema è che ha un totale di 44 iniziale, vediamo come sale e poi ne riparliamo. Mariani che mi sembrava un buon giocatore, ha un potenziale di 70-90, invece in allenamento mi sta deludendo molto. Quindi gli farò fare al massimo un altro allenamento e poi vedremo. Tyler Wright, questo mi sembra un buon portiere, ha un valore già così di 375.000 ed è tanta roba. Sang Hoon Sip invece è un COC, 78-86 di overall, sono tutti abbastanza giovincelli a parte lui, e Min e Jun Choi che hanno rispettivamente 18 e 17 anni. Invece questo qua è un esterno destro e dovremmo cercare di farli crescere o comprarli. Comunque vi ricordo sempre di, se avete dei consigli, di scrivermeli sotto nei commenti. Adesso direi che possiamo iniziare la partita. Intanto io ovviamente vi ho fatto vedere quello per dirvi che ho mandato in giro degli osservatori per vedere se riusciamo a tirar su dei giovani talenti. E niente, quindi partita contro l'Ascoli e mi sa tanto che... adesso mancheranno molto più di 2 partite. Abbiamo ancora Ascoli e Frosinone. Mi sa che, visto che la prima partita contro Venezia ha fatto schifo, quindi vedrete ben poco, le faremo tutte e tre. Adesso vediamo come sarà questa qua contro l'Ascoli e poi decidiamo. Ragazzi belli, nel mentre vi faccio vedere che ho rimaneggiato la squadra perché erano tutti un pelo stanchi, non li ho tolti tutti, visto la figura di merda che abbiamo fatto l'ultima volta che ho fatto una rivoluzione, ho fatto qualche cambietto così, ho messo Pompilio dal primo minuto, vediamo come si comporta, comunque tutti gli altri ce li ho in panchina, si sa mai che serva spingere e loro ci verranno in soccorso, diciamo. Comunque diciamo che adesso possiamo iniziare la partita e speriamo in bene. Eccoci qua ad iniziare contro l'Ascoli in trasferta e vediamo come si mette la partita, subito pronti via, almeno non abbiamo sbagliato il primo passaggio e già è buono direi. Non è male, vai ciccio mio, e come cazzo ti sei fatto spostare però ragazzo mio. Non puoi sbagliare così, che buco di sedere che ci abbiamo. Maron santa. Occhio alla ripartenza. Han, salvaci tu Han. Che splendida qui del portiere. Parata. Ragazzi, è un fenomeno questo. È un fenomeno. L'ha presa lui. Di spalla, diciamo, ma l'ha presa lui. Vai ciccio mio. Rientra bene, rientra. A giro ogni tanto tirala, bravissimo, fedato. Bravo ciccio, bravo ciccio, bravo ciccio. Vieni qua, fatti vedere dalla telecamera.
aspetto una reazione. Guadagna metri verso l'area. Bella, dovevi tirare di prima, però dovevi tirare di prima, dovevi tirare. Iniziamo il secondo tempo in vantaggio. Dobbiamo tenerlo, non dobbiamo mollare un centimetro. Io tra un po' sarò costretto per forza di cosa a fare dei cambi. Non posso farli giocare tutta la partita, se no cediamo. Cediamo malissimo. E Han ci sta salvando il culo. Bello, bravo Nicastro, vai. Ma sei cotto, dove cazzo vai? Dov'è che vai? Quello lì era fallo, l'ho visto, ce l'ha sdraiato. Non possiamo prendere gol in questo modo, non possiamo prendere gol in questo modo, stanno facendo tutto bene. Loro stanno pressando come dei maiali comunque. Vai, bello, bello. Mettila, mettila però, dai, ho provato a fare gol focaccina e non ce l'abbiamo fatta. Ma che cazzo. Ma che buco abbiamo fatto, che buco abbiamo fatto, meno male che abbiamo culo oggi. Meno male che abbiamo culo. Vai, vai che sei solo, vai che sei solo. Ma non ci credo, un'altra rovesciata. Ma un tiro normale lo facciamo, ragazzi. Basta buttarla dentro a me. Non voglio il gol della Madonna per forza. Guarda te che colpi di testa che andiamo a fare. Ah, è calcio d'angolo ancora. Perfetto. Proviamo a batterla più dietro. E ovviamente il portiere ci arriva. No, 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 no. Meno male Han. Han è un mostro. Han è un mostro, ragazzi, veramente. Palla verso il centro dell'area. Per pochissimo non ha raggiunto il pallone. Non so se avete visto, aveva scivolato. Qualcuno aveva scivolato. Bravo Han. Finita, ragazzi, finita 1-1. Non male. Adesso andiamo a fare un po' gli allenamenti per vedere come crescono i giovani. Andiamo a farci un'altra partita, visto che queste due, secondo me, verranno belle corte. Quindi facciamocene un'altra. Eccoci qua, ragazzi, il turno infrasettimanale è andato malino, ma ora abbiamo la partita contro il Frosinone, cioè è andata malino, abbiamo pareggiato e in classifica siamo 18esimi a 23 punti e stiamo perdendo terreno nemmeno, ci stiamo avvicinando pian pianino, anche se abbiamo perso una posizione siamo a 5 punti dalla zona playoff, quindi pian pianino ci stiamo avvicinando. Tra l'altro, sì, siamo tutti partite pari ovviamente, quindi iniziamo la partita col Frosinone. Eccoci qua che iniziamo la partita contro il Frosinone, vediamo come va, non ho voluto guardare com'era il Frosinone in partita, perlomeno. Non ci ho fatto caso anche se ho guardato la... Mamma mia. Anche se ho guardato la classifica non ci ho proprio fatto caso. E adesso vediamo di cercare di portarci a casa una vittoria, spero, contro il Frosinone culone, vi ricordo. Sempre Frosinone culone. E adesso andiamo, vai fedato, tira. Ma non ci credo. Avrei dovuto piazzarla a parer mio. Frosinone sesto, tra l'altro, se dovesse interessarvi. Non ci ho fatto caso, ma ora ce l'hanno fatto vedere. Bella, su fedato. Ma qualcuno in mezzo? Si aprono spazi, occhio al pallone filtrante. Vai Beretta. Ma no, non di là, Cristina D'Avena. Ci sono metri a disposizione. Gomez, non deludermi, invece mi hai deluso. Ho avuto troppa fretta, avrei dovuto spostarmela e tirare. Occhio a questo lancio. No, mamma mia, cosa ho sbagliato. Mamma mia, cosa ho sbagliato, meno male direi anche, meno male. Bello per fedato, rientra bene. Ma poi che non riusciamo a fare un cavolo di un tiro che è un tiro, ma porco cane. Hanno spazio per andare in contropiede. A metri davanti. Ma poi come cacchio ci stiamo facendo bruciare? Pallone in gioco, prova ad andare. Abbiamo preso gol, ragazzi. Non ci voglio credere. Incredibile. È 2-0. Non ci stiamo capendo nulla, ragazzi. Nulla di nulla.
Ma va bene così, va bene così. Tanto adesso arriverà il mercato e faremo un po' di acquisti per rinfrescare la rosa. Mettiamola giù così. Mamma mia, che gol! Mamma, ma sti cazzi! Ma chi sei che ha fatto sto gol? Non dirmi. No. Pensavo fosse Beretta, ma non dovrebbe essere Beretta, infatti è Beretta. Ho detto cazzo, adesso lo tolgo, e invece no. Ci ha sfornato questa perla. Tanta roba, adesso ve la faccio anche rivedere. Proprio bella, proprio bella. Ma ho bisogno di fare dei cambi anch'io. Gomez! Ma che mozzarella c'hai? Uno straccio bagnato era. Non ci credo. Ma chi c'hanno? Buffon questi in porta. Vai Gomez. Ma no, dai. Ma lo so, ho preso la palla. Però ci ho sperato in un rigore, anche se poi tanto lo sbagliamo. Però ci ho un po' sperato, ma che culo che c'hai. Che stop era. Ma dai, anche tu, che passaggio di merda. Non possiamo prendere il terzo. Non possiamo prendere il terzo, l'abbiamo preso. È finita la partita, ragazzi, è finita. Rigore, ragazzi. Rigore, rigore. Sono un po' sconsolato, a dire il vero. Anche perché cazzo non ho ancora imparato a battere i rigori. E... Gomez. Vediamo se ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Bravo Gomez, prendi la palla e proviamoci in questi 3 minuti più recupero. Ma lasciaci andare, figa. E vabbè ragazzi, finito 3-2. Tutto sommato non è andata male. Da adesso inizia il calciomercato, quindi fatemi sapere, ve l'ho già detto due volte, lo so, però fatemi sapere veramente che giocatori volete che io compri. E se avete in mente anche qualche nome un pelo forte, provate a dirmelo, vedremo cosa possiamo fare. Ovviamente non Messi, abbiamo 40 milioni di budget, quindi tra ed è a zero. Adesso vi faccio vedere, ed è a zero, no, 36 milioni di budget, ed è a zero col budget spendi, quindi non abbiamo moltissimo. Io direi di allenare questi, anche se diamo un'ultima possibilità a Mariani. Adesso vediamo come si allena. Per il resto direi di mantenere tutto così, simuliamo tutto e via. Vediamo come si allenano i nostri giovani. Vediamo come si allenano i nostri giovani. Mariani non sta salendo. Io dalla prossima volta lo cambio. Han 69, buonissimo. E per il resto Gomez non sale più. Io la prossima volta gli... mi sa tanto che gli cambio il... come cavolo si chiama? L'allenamento, perché non sta salendo tantissimo. Non vorrei che ormai è arrivato al cap su questi parametri. Siamo al 31 dicembre, il prossimo episodio iniziamo con il calciomercato invernale, quindi vedremo cosa fare. Pronti via, ve lo dico, prenderò Cucurella in difesa, cercherò di prenderlo, se non riuscirò a prenderlo c'è una clausola rescissoria di 3 milioni se non sbaglio, e andremo a pagargliela perché ci serve assolutamente un difensore. Poi ci servirà anche un CDC, centrocampista difensivo centrale, e un attaccante. Questi qua sono i primi buchi che dobbiamo tappare, e anche un terzino tecnicamente, però quello possiamo anche aspettare a prendere. Bene o male i ruoli che dobbiamo coprire sono questi, poi anche qualche ricambio, perché se ci capitano le partite infrasettimanali non reggiamo, mettiamola giù così. Abbiamo visto adesso nell'ultima partita, abbiamo perso 3-2, ma secondo me avremmo potuto benissimo vincerla quella partita. Quindi ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti chi volete che io acquisti, e se questo episodio vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!